che dispiegamento di forze. Abbiamo ricominciato oggi, non andiamocene più, ci stavamo sempre, restiamoci, sono nostre le comparsate, i comizi della Lega dei Fascisti, non contano niente, se Roma, città aperta, si riprende ciò che è suo, piazze, strade, contro crisi e austerità, contro chi l'ha generata e poi cerca di ripulirsi, questi signori che cercano di cavalcare sentimenti razzisti e xenofobi, che si alleano coi fascio-mafiosi di Buzzi per scacciare cooperative dai centri d'accoglienza, inscenando rivolte popolari che in realtà sono squadracce fasciste che tirano serci contro immigrati. Questa è la vera faccia di Renzi, di Lega della Lega e di chi protegge i fascisti di Casa Pound. L'abbiamo dimostrato, restiamoci in queste piazze che sono le nostre, non sono quelle di Salvini, della Lega né di Casa Pound. Allora, come avrete capito, ci stiamo muovendo verso il Colosseo per poter andare via tutti e tutte insieme. Abbiamo una serie di indicazioni pratiche e logistiche. Allora, chi volesse prendere la metro lo può fare al Colosseo e invitiamo tutti e tutte a stare in gruppo, a stare insieme, non andare via la spicciolata e non rimanere da soli. Per gli altri che vogliono, hanno i mezzi verso San Lorenzo, stiamo tornando insieme anche al camion, camminando fino al quartiere di San Lorenzo, tutti e tutte insieme. Quindi ripeto, chi ha necessità di prendere la metro o prendere altri mezzi pubblici.
permesso? Un permesso. Io ho lavorato dentro la Radio 5 anni.